amici di Agrilinio, coloro che siete in qualche modo collegati con la rete, diciamo, legata satellitare ad Agrilinia, e anche ai signori che ci stanno seguendo attraverso FIPE. Questa prima giornata un po' difficile, devo dire, però la prima giornata è sempre un po' da rodare, esatto. No? Da rodare. E anche questa prima intervista doveva essere solo radiofonica, ci hanno messo queste pareti che un po' già ci danno fastidio, esatto, al ristorante. Poi vanno pulite anche dopo. Bene, caro Antonio Iannone, piacere di vederti. Piacere siamo mio, grazie mille. In fiera, una bella fiera, l'hai girata? Assolutamente sì. Tu sei un consulente del ristorante del futuro. Che bel è nome. È bello questo tipo. Il nome, eh? Il nome essere fa molto. Consulente. Esatto, esatto. Allora, innanzitutto ci stanno seguendo da casa. Cosa diciamo ai nostri amici che ci seguono da casa? Perché essere consulenti dopo questa pandemia bisogna in qualche modo cambiare qualcosa, esatto, nella ristorazione. Cosa bisogna cambiare? Ma ti direi quello che è il nostro poi fine, ovvero innovare, digitalizzare. Ormai è risaputo, non diciamo nulla di nuovo, che la pandemia ha accelerato la transizione digitale anche della ristorazione, un settore tradizionalmente che è stato forse l'ultimo, tra gli ultimi veramente ad innovare a livello digitale. Quindi, perché Ristorante del Futuro? Siamo qui al di là della mera generazione contatti, siamo qui anche, non chiamiamo diffondere il verbo, forse fa un po' parolone, però aprire gli occhi al ristorante su quello che deve essere appunto la strada da intraprendere, che è assolutamente quella dell'innovazione e del digitale, anche in un settore tradizionalmente restio come la ristorazione. Ma cosa intendiamo per innovare? Ma innovare, andare appunto, innovare vuol dire, detto alla fine del discorso, poi ci mettiamo il mezzo, che il ristoratore torna a fare il ristoratore, torna o a cucinare o a gestire il ristorante. Innovare vuol dire prendere collaborazioni, prodotti che ti permettono un po' di semplificare, perché non dobbiamo dimenticare che innovare è nato con l'idea di semplificare. È chiaro che se innovare deve complicare non è innovazione. Bravo. Noi, il ristorante del futuro, dopo Palerano abbiamo ad esempio Discovery che fa i menu digitali, abbiamo Hotbox che fa il forno per la consegna delle pizze, abbiamo Deliveristo che fa accorcia la filiera degli approvvigionamenti, abbiamo It's Ready con i pagamenti digitali, Sclobi col punto cassa, Laurenzi Consalti che fa consulenze anche sull'innovazione. Quindi andare a prendere un pezzo del ristorante e digitalizzarlo. Possono essere il registro di cassa, i pagamenti, il menu, qualsiasi cosa. Ristorante del futuro idealmente copre tutta la, chiamiamola, filiera dell'innovazione dell'Horeca. Avere tutto un po' sotto controllo. Esatto, in qualche maniera. Esatto. Dalla dispensa, no, esatto, ai prodotti, esatto, che utilizziamo. Esatto, controllare, cioè non avere, non farli direttamente, ma poter controllare tutto sostanzialmente da smartphone. Uno potrebbe essere geloso dei suoi fornitori. Sì, è vero. Del suo valore però tradizionale. Considera che comunque fornitori, considera già sulla gestione dei fornitori, considera dover registrare 30 fatture e invece registrarne solo una che comprende 30 prodotti. T'ho già detto l'idea di semplificare, certo. Questo, ma questo è solo un esempio. Pensa ai menu digitali, di non dover più stampare il menu multilingua, perché prima si stampava italiano e inglese e stampare un menu ha un costo. Pensa tu invece con un QR code lo scansioni e c'hai il menu tradotto anche in cinese, in arabo, in aramaico. Pensa anche quello che può, il valore aggiunto che può portare a un cliente. Pensa al forno per la pizza che arriva sempre molliccia e fredda. Ah no, quella pizzeria uso Hotbox, la pizza mi arriva calda e fragrante. Quello deve essere visto chiaramente come un investimento. Questo è l'altro scoglio importante da superare. Non deve essere un costo, il digitale deve essere visto veramente come un investimento. Per crescere, per crescere, esatto, esatto, esatto. È un lavoro aggiuntivo o si integra? Si integra assolutamente. E tornando a prima, il ristoratore torna a fare il ristoratore, cioè senza dover pensare a mille cose. Cioè, già il menu, cioè, non devo più pensare alla tipografia, stamparlo, c'ho il QR code. Lo devo aggiungere alla mia piattaforma dove aggiungo
gli elementi, cioè non più con lo scotch scritto, perché anche insomma anche da un punto di vista dell'immagine organizziamo anche un po' i piccoli in questo modo, no? Assolutamente, assolutamente, anzi Ristorante del Futuro non è che si rivolge solo ai piccoli, ma dobbiamo considerare che la ristorazione, piccole aziende, intendo. Esatto, la ristorazione commerciale collettiva è già all'ufficio preposto a queste cose, viceversa il ristoratore magari non sa, quindi per quello da qui dicevo diffondere il verbo, anche il ristoratore tradizionale deve essere messo a conoscenza, deve poter avere gli strumenti per innovare, digitalizzare, e qui poi ci rifacciamo alla missione di Ristorante del Futuro. Ecco, noi siamo collegati con i nostri amici ristoratori. Esatto. Provi a lanciare un messaggio diretto. Diretto. Proviamo. Cari ristoratori, come vi dicevo, investite nell'innovazione e tornate a fare, per tornare a fare i ristoratori. Perché dobbiamo fidarci di voi come consulenti? Ma diciamo, guarda, siamo tutte, ecco, qui mi fa piacere, ottima domanda. Noi, Ristorante del Futuro, sono 7 realtà ben radicate sul mercato. La pandemia ha visto anche il diffondersi e la nascita di progetti improvvisati. O qualsiasi ristoratore sfida ogni ristoratore a casa ad aprire il suo Facebook e a vedere, ti facciamo il menù digitale. Beh, lo posso fare da solo, esatto, ma potrà vedere. Esatto, esatto, esatto. E quindi ha portato alla moltiplicazione di progetti improvvisati, e io mi sono trovato con molti ristoratori che mi chiedevano: Antonio, ma questo progetto com'è? Allora, da qui, perché fidarsi del Ristorante del Futuro? Perché siamo professionisti, cioè siamo professionisti dell'innovazione, non siamo improvvisati. Allora, noi abbiamo altri due amici, Alessandro Bursi e Anthony Bayer, Byron Prada. Byron Prada, mi perdoni, Byron Prada. Ecco, possiamo fare un cambio di posto? Assolutamente. Approfittiamo di questo momento. Assolutamente. Rimaniamo in stanze separate, purtroppo. Va bene. Grazie Antonio, Iannone, sei un grande comunque. Grazie, complimenti. Grazie a te. Per questa idea. Vanno puliti. Vabbè, dopo puliamo. Va bene, grazie. 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 Allora, noi a questo punto aspetterei un attimo prima di lanciare l'intervista che abbiamo realizzato oggi. Perché voglio sentire che state due signori che sono veramente interessanti, innovativi soprattutto. Aspettiamo un attimo prima di rilanciare il direttore di FIPE. Siete d'accordo? Da regia, fatemi un cenno. Ok? Aspettiamo? Possiamo andare avanti quindi? Allora, mi danno l'ok, quindi andiamo avanti con Alessandro Bursi. Prego Alessandro, prendi posto. Allora. Prendi, Alessandro, ti passo il microfono da questa fessura. Grazie mille. Eccolo qua. Allora, Alessandro. In cuffio? Fammi capire un po', sì, fammi capire un po'. Allora, Antonio, adesso non far confusione, però, no, perché altrimenti ascolti con attenzione. Allora, siete un gruppo di ragazzi giovani, forti, capaci, non siete improvvisati? No, per nulla, anzi. Abbiamo ormai un'esperienza che è pluriannuale. Già noi nasciamo come Discovery, già diciamo nel 2018, quindi insomma sono già un paio di anni che lavoriamo al fianco dei ristoratori. E il nostro principale business chiaramente è la produzione di strumenti digitali. Inizialmente chiaramente il menu digitale, che è quello che più tutti conosciamo, ormai abbiamo imparato a conoscere. Quando abbiamo iniziato ancora nessuno... Sì, ma io non sono un grande smanettone, vado al ristorante, come faccio a utilizzare un menu digitale? Allora, con lo smartphone, col tuo smartphone... Da caso o dal ristorante? Come devo... Allora, no, ottima domanda, è stra semplice, anzi è la cosa più semplice che ci può essere, sia per il cliente finale, prima di tutto, che anche il ristoratore. Per il cliente finale, se sei al ristorante, basta inquadrare un codice QR, quindi questo codice è letteralmente... QR code, semplice. Esatto. E automaticamente, inquadrando col cellulare, la maggior parte dei cellulari con la fotocamera del cellulare, appare in schermata un menu interattivo dove tu vedi proprio i singoli piatti, e all'interno del singolo piatto puoi addirittura andare a vedere gli ingredienti che lo compongono, le descrizioni degli ingredienti che lo compongono, gli allergeni e via dicendo. E addirittura così parti, da lì puoi anche andare a fare l'ordine diretto dal tuo cellulare e arrivare addirittura a pagare. Che spettacolo. Aspetta, fermiamoci un attimo, mi stai mettendo un po' di confusione. Anche perché noi siamo abituati a parlare all'origine, no? Parliamo di agricoltura come agrilinea, e ci piacerebbe sapere
l'origine di quel prodotto o di quei prodotti per comporre questo piatto. Si può fare questo? Possiamo rintracciare, perché no, il campo o il prodotto? Allora, il singolo, questo sta tutto sulla carta, sì, mi spiego. Sta tutto nel ristoratore, perché noi al ristoratore, al singolo ristoratore, il gestore del locale, diamo la possibilità di comporre il menù così come vuole lui. Noi lo forniamo di un vero e proprio gestionale. Quindi semplificate la vita per la composizione. Assolutamente, noi praticamente già gli aiutiamo nella fase iniziale dandogli uno scheletro di menù secondo le loro necessità. Dopodiché loro possono andare ad aggiungere tutto quello che vogliono, dal singolo piatto fino ad arrivare alla descrizione dell'ingrediente e, perché no, anche spiegare da dove viene quell'ingrediente specifico. Alessandro, ma per rintracciarvi, visto che parliamo di digitale. Per rintracciarci, allora noi... Sono un ristoratore, sono interessato, voglio una proposta, ma non voglio, voglio capire un attimo prima di... Chiaro, ci trovate su internet, al nostro sito discovery.menu, ci trovate su Instagram, Discovery, ci trovate su LinkedIn, ci trovate su Facebook, siamo un po'... Tutte le piattaforme. Tutte le piattaforme, con già direttamente anche dei piccoli link dove poter vedere cos'è il nostro prodotto, cosa può fare il nostro prodotto. Quindi digitiamo cosa? Discovery? Discovery.menu, dish come piatto. Discovery, la scoperta del piatto. Ma mi sembrava la mia S romagnola, sai, non faccio fatica. Grazie Alessandro. Grazie mille. Un bel gruppo, ragazzi giovani forti. Anthony, allora vediamo un po'. Allora, ripassami, ecco, facciamo un cambio di posto. Antonio, Iannone, stai disturbando di nuovo, siamo in diretta. Anthony, prendi posto solo. Vabbè, sappiamo che Antonio solitamente... Anthony, prego. No, tu puoi lasciare le cuffie. Grazie Alessandro. Passiamo ad Anthony. Anthony, esattamente, non ho capito bene, Byron Prada. Byron, esatto. È un nome impegnativo. So. Se è un nome impegnativo, non so perché i miei... Hot Box Food, esattamente. Noi praticamente ci siamo posti la missione, diciamo, di settare il nuovo standard di food delivery, o almeno questo è quello che noi raccontiamo agli investitori, però di fatto per il ristoratore quello che noi vogliamo è dare la possibilità di portare la passione del piatto che loro preparano nella loro cucina fino a casa dei loro clienti intatto. Ma voi state in ufficio, come fate a trasferire la passione? Perché... Il ristoratore ci mette tantissima passione nel fare il suo piatto, che non è solamente quello di cucinarlo, ma è anche quello di approvvigionarsi delle migliori materie prime, quindi quello di trovare le attrezzature. Quindi le prove le fate gratuitamente nei ristoranti, quindi sì, noi facciamo fare le prove ai ristoratori, che gli diamo il box, possono utilizzarlo per 15 giorni. E quindi la mia voleva essere una battuta simpatica, non ci sono riuscito. Cioè, voglio dire, non i ristoranti li frequentate. Certo, assolutamente. Gli ambienti, i prodotti. Sì, uno dei nostri soci fondatori era un ristoratore. Quindi è partito da un ristoratore questa idea? Da un ristoratore, sì. Lui praticamente... Aveva l'esigenza, quindi? Assolutamente. Lui era un ingegnere meccanico, lui studiava ingegneria meccanica, i suoi genitori hanno aperto un ristorante a Modena che si chiama Pepa l'Arepa. E praticamente lui una volta viene da me e mi dice: guarda, ma com'è possibile che io cerco di metterci tutto il mio impegno per avere diverse farine per diverse temperature, per diverse elasticità, insomma tutte queste cose un po' particolari per l'impasto della pizza, e poi quando lo porto a casa dei miei clienti viene uno schifo, no? Com'è possibile che non ho una soluzione per risolvere questo problema? Io tra l'altro in quel periodo lì avevo un po' di tempo, gli ho detto, mi ricordo che gli disse: perché non sai cercare su internet, no? E allora lui mi dice: no, ma guarda che ci ho provato a guardare, non ho trovato nulla. E quindi ci siamo messi lì, effettivamente non abbiamo trovato niente. Essendo anch'io un ingegnere del veicolo e lui un ingegnere meccanico, abbiamo unito le forze e abbiamo detto: vabbè, allora cerchiamo di trovare un modo di risolvere il problema. E così è nato Hot Box. Guardate, io... Facendo questa intervista mi è venuto voglia anche di entrare dentro la vostra azienda e capire bene come funziona, perché secondo me è una soluzione non solo per i ristoratori ma anche per i produttori. I produttori che sono piccoli, medi, grandi, che hanno bisogno anche di avere un contatto, degli esperti che in qualche modo gli danno una mano ad arrivare. No?
E credo che, sì, vediamo questi spadellamenti in televisione, ma noi dobbiamo entrare in azienda ed essere utili. Questo è un mestiere bellissimo se siamo utili. E secondo me la vostra idea è veramente un'idea utile. Grazie. Io vi ringrazio di essere venuti ai microfoni di Agrilinea. Noi ci occupiamo di prodotti dal campo, lo dicevo prima, appunto per seguire tutta questa filiera. Ma ci mancava appunto questo tassello. Complimenti veramente, perché questo sarà sicuramente un'idea di grande successo e vi auguro di proseguire in questo cammino fantastico. Ma infatti l'ultima cosa che volevo dire è che, visto che tu ti occupi proprio del prodotto che viene fuori dall'agricoltura, dal campo, cioè quello che noi volevamo era proprio rendere valore a questo prodotto portandolo preparato come si intendeva prepararlo, ma fino alla tavola del cliente a casa loro. Trasmettendo quella passione che dicevi prima. Esattamente. Perché è ancora nel campo. Esattamente. Ci sono molti agricoltori. E che è importantissimo. E senza la materia prima puoi essere bravo finché vuoi, ma non c'è mai nulla di buono. La rovini anche. Esattamente. Quindi proviamo a raccontare come non rovinarla, partendo comunque da una buona base. Assolutamente. Grazie Anthony. Grazie per avermi avuto. Ciao. A questo punto noi sentiamo il nostro direttore, che è straordinario, sentiamolo, perché ci ha raccontato anche lui diverse cose che interessano a voi ragazzi. Sentiamolo. Direttore, allora, primo evento veramente interessante. Innanzitutto complimenti per questa vostra determinazione, perché non è stato facile, noi abbiamo visto le difficoltà che ha avuto la ristorazione. FIPE ha mantenuto una serietà straordinaria anche nel diffondere dei messaggi anche agli associati. La comunicazione è importantissima, ma abbiamo la necessità di incontrare persone, confrontarci in persona. Ecco, questo un po' host è un po' un primo momento di incontro. Ecco, dà un'emozione anche questo fatto. Beh, una grande emozione. Devo dire che oggi, entrando in fiera, quando ho visto le persone che stavano facendo vedere il Green Pass, stavano facendo vedere il biglietto, file di persone, devo dire che la mia sensazione è stata molto positiva, finalmente quella di una ripartenza, perché poi il settore che rappresentiamo, io dico sempre, non vende piatti, non vende momenti, ma vende socialità, e purtroppo la pandemia questo ha colpito principalmente, la socialità. Ma noi siamo esseri umani, vogliamo e amiamo il contatto, perlomeno l'interazione. Quindi non ci sarà mai, con tutto rispetto, una piattaforma telematica, adesso non voglio far nomi per non offendere qualcuno, che potrà sostituire il momento del confronto fra persone. Quindi sì, è una bellissima sensazione e speriamo sia anche un momento per fare il punto sul settore, che ci auguriamo possa davvero andare avanti verso una ripartenza strutturale. Ecco, purtroppo, questo dobbiamo dirlo, hanno chiuso tante attività della ristorazione. Beh, è stata una guerra, in termini economici è assolutamente paragonabile a un evento bellico. Innanzitutto vanno ricordati 130.000 persone che hanno perso la vita solamente nel nostro paese, a cui va il nostro pensiero, il nostro affetto e il nostro ricordo. E poi hanno chiuso anche tante imprese. Io solamente il dato del 2020, guardi, ci dice che hanno chiuso 20.000 imprese di questo settore su 280.000, quindi stiamo parlando veramente di un numero elevatissimo. Abbiamo perso più di 250.000 posti di lavoro, questo dà il senso del dramma che la categoria ha vissuto. Però mi sia permesso anche di dire che, visto che l'estate ci ha portato qualche notizia positiva, pur in un contesto drammatico, perché i primi mesi dell'anno siamo stati chiusi, ci dimostra che il settore è assolutamente resiliente, ha in sé quella capacità non solo di resistere ma anche di ripartire, e ripartire anche su basi nuove, perlomeno in parte. Se noi pensiamo ai tassi di digitalizzazione del settore, a quelle diciamo adattamenti che molti dei nostri associati hanno potuto adottare per cercare di resistere meglio, beh, io credo che questa sia un'eredità che rimarrà e darà anche una
possibilità maggiore di sopravvivenza a molte delle nostre imprese. Noi tra breve ci collegheremo proprio in diretta, perché è un po' anche lo scopo di conoscere e sentire la voce dei vostri associati, stando direttamente nelle diverse cucine italiane. Sapete che quest'anno show cooking non se ne possono fare, quindi noi entriamo nelle cucine per vedere esattamente come si sono riorganizzati, cosa deve cambiare nella ristorazione, cosa ci ha insegnato questo Covid, questa emergenza sanitaria. Beh, innanzitutto ci ha insegnato che l'errore principale che dobbiamo fare è non portarci a casa il bagaglio di esperienza che questa situazione drammatica ci lascia. Prima lezione è che non esistono ricette semplici. Bisogna assolutamente elevare il livello di competenze di questo settore, dove, la dico male, spero di non urtare la sensibilità di nessuno, bisogna forse essere un po' meno in cucina e un po' più nella gestione delle imprese. Non si può scambiare il cassetto per un cash flow, non si può delegare la gestione del personale sempre a soggetti esterni, la gestione col sistema bancario, la gestione del sistema fiscale, sono delle variabili estremamente importanti che chi opera in un settore complesso, complicato, faticoso, time consuming come quello della ristorazione deve riuscire a padroneggiare di più, deve riuscire ad avere nelle proprie competenze. Come federazione noi spingiamo molto su questo, sulle competenze del digitale, sulle competenze di tipo finanziario. Sono leve fondamentali per rendere le nostre imprese più forti, più in grado anche di affrontare situazioni drammatiche come quelle che abbiamo vissuto. Ecco, concludendo la formazione, a noi piace la formazione, noi ci occupiamo solitamente di agricoltura agroalimentare partendo dal campo, ecco, formare delle persone per guidare i trattori, formare delle persone per stare in cucina, dobbiamo finirla di fare dei finti aggiornamenti, dei finti, perché quando noi vediamo dei corsi di formazione obbligatori che è semplicemente un pezzo di carta, a noi questo non piace. Ecco, tornare a fare formazione seria. Assolutamente sì, e farlo anche con un dialogo costante con gli enti di formazione che formano i nostri ragazzi, che formano gli imprenditori del futuro, ad esempio gli istituti alberghieri, gli istituti professionali. C'è la grande occasione degli ITS che va sfruttata sicuramente meglio. Noi abbiamo bisogno, come il pane, di imprenditori che siano maggiormente consapevoli della complessità all'interno della quale le imprese che dirigono sono immerse. Senza snaturarci, un filo meno in cucina e un occhio in più magari alla gestione economica o finanziaria delle imprese, perché queste sono imprese complesse. Chiunque dica chiudo un'esperienza professionale e apro un bar si avvia ad un sicuro fallimento. Anche aprire il più semplice dei bar presuppone la padronanza di una serie di competenze che ne possono garantire la sopravvivenza. Leggo ristorazione 4.0, questo 4.0 piace anche perché ci sono finanziamenti che possono in qualche maniera sfruttare anche i ristoratori. Allora mi faccia fare un piccolo passaggio. Io ricordo che nella prima stesura del PNRR, in cui si parla di digitalizzazione, di sostenibilità, la parola ristorazione non era neanche citata. Era citato, non mi ricordo male, il turismo ferroviario. Ora, con tutto il rispetto per il turismo ferroviario, ci mancherebbe altro, temo che la ristorazione abbia un peso preminente nella formazione del prodotto interno lordo di questo paese. Ecco, le risorse che arriveranno sulla digitalizzazione devono essere intercettate dai nostri imprenditori, perché non se ne esce. Guardate, nei tre mesi di lockdown, il primo, vi ricordate, quello in cui nessuno è uscito di casa, c'è stato uno scatto di digitalizzazione che normalmente impiega 5 anni. Nessuno di noi utilizzava le piattaforme telematiche e credo meno del 3-4% dei ristoranti aveva sistemi di prenotazione digitali. Nulla di complicato, semplicemente prenotare un tavolo. Oggi, dopo 2 anni di dramma, certamente credo che tutti noi o tutti i ristoratori conoscono un po' meglio il tema del digitale, magari curano un po' meglio i loro siti internet e magari qualcuno ha sviluppato dei sistemi di delivery più digitali, sempre nella consapevolezza che il mestiere rimane quello, cioè ospitare le persone al tavolo del proprio ristorante, non
portare il cibo a casa di altri, ma quello sicuramente può essere una forma complementare per cercare di dare maggiore redditività alla propria impresa. Concludendo, questa volta chiudiamo questa battuta, noi siamo ad Aosta e ci siamo guardati anche un po' intorno, abbiamo visto anche una cucina che si ristruttura. Una grande digitalizzazione anche in cucina straordinaria, anche questo è un valore aggiunto. Assolutamente sì, e guarda, fammi dire l'ultima cosa, perché tutto questo non è finalizzato, il digitale è uno strumento, non è un obiettivo, ricordiamocelo, nessuno si innamora dello strumento digitale in sé, ma lo strumento digitale deve essere utile per rendere più sostenibile da un punto di vista lavorativo, quindi ridurre anche il tempo che magari a volte viene impiegato nelle brigate o in sala in maniera meno utile. E l'altro grosso tema è che il digitale deve essere utile anche per il tema della sostenibilità ambientale delle nostre cucine. Ormai il 65%, ci dicono le nostre ricerche, dei consumatori guarda anche a questi temi. È il ristorante non del futuro, dei prossimi anni, del prossimo futuro, sarà un ristorante molto attento anche ai temi dello spreco, del rispetto dei lavoratori, della capacità anche di saper comunicare tutto questo. E quindi, come dire, di sfide non ne mancano. La cosa forse più bella che ci fa ragionare in chiave positiva è vedere questa forte voglia di imprenditorialità che è rimasta nel settore, e questo ci fa ben sperare per il futuro, per i nostri imprenditori, per i nostri associati e possiamo dire anche per i nostri consumatori.